Viva la Lega! Sono tanti i motivi che ci fanno dire no a questa schiforma. Il Senato federale, ma quale Senato federale? Il Senato federale è quello che c'è nella Costituzione tedesca, dove i senatori della Baviera vanno e dicono e votano quello che la Baviera vuole. Qui, con questa riforma tra virgolette, i senatori della Lombardia andrebbero al Senato e ciascuno rappresenta il suo partito, non quello che il governatore della Lombardia dice che bisogna fare. Questa è la differenza tra un Senato federale e un Senato che non è nient'altro che lo stesso Senato di oggi. È una presa in giro quella di Renzi. I poteri delle regioni. Le regioni, ci sono regioni che governano bene, le nostre, e ci sono regioni che governano male. Questa riforma toglie poteri, toglie competenze, toglie risorse, non alle regioni, ma alle nostre regioni, la Lombardia in particolare, il Veneto, la Liguria, le regioni che sanno governare bene, e porta queste competenze nei palazzi del potere romano. Allora io dico ai Lombardi, ai Veneti, ai Liguri, ma anche a tutti i cittadini: voi volete essere governati da qualche burocrate romano? Pensate che così... Non ho sentito bene. Pensate che così la sanità migliorerà? Pensate che i giovani avranno più possibilità di trovare lavoro? Pensate che i costi diminuiranno? Questa è la riforma che vuole Renzi, vuole portare a Roma, sotto il suo governo, i nostri soldi. Noi diciamo no, ma non ci fermiamo al no, diciamo anche sì. Diciamo sì ad un sistema che consente ai sindaci di avere i poteri veri e i soldi per fare quello che devono fare. Diciamo sì a una riforma che consente ai governatori delle regioni virtuose di governare bene con le risorse che noi abbiamo. È molto semplice. Io vorrei avere lo statuto della regione Sicilia. Non voglio Crocetta. Vorrei il suo statuto che dice che il 100% delle tasse pagate dai siciliani rimane in Sicilia. Nonostante questo, la Sicilia fa miliardi di debiti e buchi, ma se li avessi io questi soldi, se avessi io questo statuto, le cose cambierebbero. Questa è la riforma che io voglio. La regione, la specialità, l'autonomia vera, non riportare tutto a Roma. E allora... è per questo che noi, io e Zaia, faremo il referendum. Avevamo chiesto di farlo assieme a questo, il referendum truffa di Renzi e il nostro referendum sull'autonomia. Ci hanno detto di no perché hanno paura. Bene, allora la tappa numero uno è votare no a questo referendum. La tappa numero due la faremo io e Luca subito dopo, il nostro referendum, i nostri referendum per l'autonomia vera. E da ultimo, un altro sì, l'ultimo sì, alla domanda, questo lo voglio sentire forte il sì, la domanda è: volete che Renzi vada a casa? Questo sarà l'esito del referendum. Se vince il no, Renzi deve andare a casa. Non c'è possibilità di trucchi, di inciuci, di Nazareni bis, di governi di scopo, tutte balle.
Metodo Trump, lo tsunami che ha colpito gli Stati Uniti, arrivi da noi e mandi a casa chi usurpa il potere senza essere mai stato eletto. Via il Matteo sbagliato, ben venga il Matteo giusto, Matteo Salvini. Grazie a tutti e viva la Lega!